Questo è il vero modello di innovazione che serve all'Italia, lo ha detto in uscita ufficiale vice premier e ministro del lavoro Luigi Di Maio in visita alla cittadella del cinema dei ragazzi di Gipone Vallepiana in provincia di Salerno, dove è in pieno svolgimento la 49ª edizione del Festival del Cinema dei Ragazzi. Accolto dal direttore del Festival Claudio Dubitosi, dal presidente Piero Rinaldi e dal sindaco di Gifoni Antonio Giuliani, il ministro, ammirando le avveniristiche strutture della Multimedia Valley, ha esclamato: ora è una realtà. La Multimedia Valley, che ospita 9 schermi cinematografici, sale stampa, sale convegno, studi di tecnologia avanzata, si espanderà, detto Claudio Dubitosi, direttore del festival e inventore di questa formula, con nuove sale e soprattutto un anfiteatro. Ma questo ce l'aveva già anticipato il sindaco Giuliani. Un secondo dopo, le 22.30 di sabato 27, giorno della chiusura di questa 49ª edizione, ci sarà il battesimo della 50ª edizione 2020. Si accenderanno le luci, sarà una cosa abbastanza coreografica, che campeggerà ovunque. Mezzo secolo di storia in cinema, di film, di star provenienti da tutto il mondo, un evento che ha visto crescere tante generazioni di giovani. Rispondendo alle tante domande dei ragazzi, Di Maio ha annunciato la nascita del Fondo Nazionale Innovazione. Sono circa 2 miliardi di euro per finanziare progetti innovativi con particolare riferimento alle opportunità per il meridione d'Italia in modo particolare e il rapporto con il Gifoni, a concluso Di Maio. Ha arricchito la mia esperienza di cittadino e di uomo politico. Ricordo che Di Maio è nato proprio a 2 passi da Gifoni, quindi fa parte proprio di questo concetto di terra campana, che è pieno di sorprese, perché è una terra che non ha mai fatto dell'appartenaggio politico, è una terra che vanta una sua tradizione industriale, che vanta una sua tradizione agricola. Ricordo ancora una volta che le nozioni più belle, più buone del mondo, che sono state già appannaggio della Ferrero per tantissimi anni e lo sono ancora adesso, ci sono qui, insomma, quindi questa è una terra molto particolare. Oggi è un giorno da non perdere, perché soprattutto è la giornata in cui verrà presentato in anteprima nazionale il film della Disney, Il Re Leone, che la domenica allegria anche sugli schermi, ovviamente. E allora cinema, ancora cinema. Tonino Pinto saluta in diretta dal comune di Gifoni Vallepiana, e scoprirete perché, gli ascoltatori della potente radio Free Station, la radio di Lancaster, New York, degli italiani nel mondo. Perché lo scoprirete? Perché tempo fa, dopo anni e anni e anni e anni di lavoro, il comune di Gifoni mi ha onorato della cittadinanza onoraria. La cittadinanza onoraria a Gifoni è stata concessa soltanto un paio di volte, una all'ex presidente Giorgio Napolitano, presidente Mendo, Giorgio Napolitano, e l'altra credo a Robert De Niro, ma sono adesso, perché abbiamo già dalle aree, però la terza è mia. E un po' per questo, un po' perché io voglio bene a Gifoni, sono affezionato a questo festival che parla di cinema, a tutto tondo, e non soltanto per i bambini, ma perché ci sono giurati che hanno 20 anni e ci sono anche i papà di questi che vengono, quindi è un vasto pubblico che riempie le sale e che vuole vedere di tutto, e qui si proietta di tutto. Sono venuto a salutare l'uomo che in questo momento sta affrontando, da quando è diventato sindaco, la nuova Gifoni, la Gifoni che sta diventando una piccola capitale piena di iniziative, piena di cose nuove, e soprattutto sta crescendo, e le novità sono tante legate all'evento, insomma. Ed è il mio ospite, il sindaco di Gifoni, Antonio Giuliani. Buongiorno sindaco, buongiorno a voi. Allora, quali sono? Che aria tira a Gifoni? Un'aria, soprattutto con la tua presenza, Tonino Pinto, è una ricchezza, è la parte integrante della storia di Gifoni, e del Gifoni Film Festival, del Gifoni Experience, prossimo futuro Gifoni Opportunity. E è un onore, è un piacere averlo qui nel mio ufficio,
e soprattutto una soddisfazione immensa per le tante pagine che ha scritto Torino Pinto qui a Gifuni e che continuerà a scrivere nel prossimo futuro. Diceva bene, un lavoro importante sto facendo qui a Gifuni dalla mia elezione a sindaco, rivoluzionando un po' tutto, cercando di far crescere contestualmente alla crescita infrastrutturale della multimedialità di Gifuni Experience con una crescita infrastrutturale dell'intera città di Gifuni, soprattutto puntando sulle infrastrutture, continuando a portare avanti progetti ambiziosi e importanti per il completamento del secondo lotto di Gifuni Multimedia Valley. Ho già definito e sottoscritto il finanziamento di 3 milioni di euro dal Ministero dei Beni Culturali per la realizzazione del Museo del Tempo del Cinema, una soddisfazione immensa, e entro settembre chiuderemo tutte le procedure amministrative e partirà la gara. Quindi una soddisfazione immensa per la città di Gifuni che continua a ricevere finanziamenti su progetti che guardano al futuro, ma soprattutto con contenuti culturali e soprattutto per opportunità future ai giovani. Questa è una cosa importante, ecco, l'occupazionalità dei giovani. È un argomento che mi sta molto a cuore. È un argomento che mi sta molto a cuore, è un argomento a cui ci sto lavorando da un po' di anni, è un argomento che a Gifuni non è uno spot, è una realtà. È una realtà perché attorno a questo progetto che è nato 49 anni fa e a breve ci appresteremo a guardare il cinquantennale, con una soprattutto con una valutazione sugli investimenti fatti a Gifuni e sulle opportunità dati ai giovani, vuol dire che è soddisfacente. In più occasioni i vari personaggi che sono venuti qui a Gifuni diciamo si sono complimentati, soprattutto nel chiudere poi la loro venuta qui a Gifuni dicendo Gifuni deve essere preso come esempio, è un modello. È un modello per quanto riguarda una piccola realtà dell'entroterra, una città di 12.000 abitanti che ha avuto capacità attorno, diciamo, alla cultura di investire e di ricevere investimenti e soprattutto puntare verso il futuro e dando opportunità ai giovani. E tuo sogno è anche quello di costruire una ferrovia che con lui direttamente, mi sarete mai capito, Salerno. No, io sì, ho chiesto perché Gifuni si proietta nel futuro come città che lo è già, una città europea, sotto tutti i punti di vista, soprattutto per quanto riguarda l'accoglienza, per quanto riguarda l'ambiente, per quanto riguarda l'infrastruttura all'interno della città di Gifuni, ma Gifuni ha bisogno di collegamenti, perché siamo arrivati a 6.200 giurati, che abbiamo avuto punti di presenza fino a 50.000 al giorno, per cui diciamo sta crescendo notevolmente sia l'evento sia ai giurati, ma soprattutto tanti cittadini provenienti da ogni parte del mondo che si recano qui a Gifuni per vivere quest'area di cultura, di esempio e di futuro. E poi c'è bisogno di creare un collegamento, mi auguro spero, al prossimo futuro con la metropolitana leggera che arriva a qui al 2021 a Ponte Cagnano e poi collegare Ponte Cagnano a Gifuni con la metropolitana leggera. Altro progetto messo in campo perché Gifuni è cultura, perché Gifuni è storia, perché Gifuni è arte, perché nell'arco degli anni abbiamo recuperato delle strutture eccellenti come il castello, il borgo medievale di Terra Vecchia, il convento, l'antica ramiera, sono diciamo strutture che sono il fuori dal schermo della nostra città, per cui vanno collegate bene con l'area della costa e lo possiamo fare solo attraverso una metropolitana leggera che ci dà la possibilità di poter raggiungere questa grande città di Gifuni Valle Viale, quest'area dei Vicentini,
con mezzi più veloci e soprattutto che si guarda al futuro con occhio diverso, anche e soprattutto per quanto riguarda i collegamenti. E allora il cinema, come vedete, cari amici ascoltatori, l'ho sempre detto, non è soltanto viatico oramai di cinematografia intesa come storie, come film, come avventure, come star, ma diventa, e questo accade in tutto il mondo, perché accade a casa, nell'entroterra, lo sviluppo di Cannes, per esempio, è dovuto anche tantissimo al cinema, lo sviluppo di Venezia, che non ha bisogno di sviluppo, ma il Lido sì, era morto, da quando è nata la mostra del cinema di Venezia, i turisti arrivano a fiotte, e quello sta accadendo anche a Gifoni. Voglio dire, una volta tanto il cinema prende per mano un'intera comunità, ma non è azzardato dirlo. Questo giovane sindaco, peraltro, ha le idee molto chiare, il suo paese lo porta nel cuore, la sua voglia di fare anche, e soprattutto è innamorato pure lui di cinema. Torino Pinto vi saluta, vi ringrazio e vi dà appuntamento domani. Ciao ciao! Buona giornata, grazie.